Ciao a tutti ragazzi e Siamo ragazze. tornate con questa reaction Innamorato di mio fratello. Innamorato Gacha Life, storia di Gacha Life. Allora, eravamo rimaste che non stavamo capendo più niente, cioè l'aveva lasciato il marito, potrebbe avere tradimenti, insomma. Comunque, a parte questo, iscrivetevi, lasciate like, commentate e diteci se questi video vi piacciono o non vi piacciono. Ovviamente la prenderete sul ridere perché noi non vogliamo giudicare nessuno. Anzi, iscrivetevi a questa persona, fate di avere bei traguardi perché Noi ci divertiamo soltanto a reagire, non vi preoccupate. Allora, il mio nome è Martina. È attaccato a Martina. Sono qui per il colloquio di lavoro. Fuori. Ah, come fuori? Ma ho detto fuori. Vabbè. Ma scusa, non l'hai neanche fatta parlare. Ma fammi tentare. Vuoi una chance? Tu vai da un tizio? Sarò una fantastica assistente. Ma perché c'è la censura? No, raga, aspetta. No, aspetta. Allora. Calma. Allora, tu vai a fare il colloquio di lavoro. E fin qua. Ok. Tu vai da... Però tu hai tipo massimo 18 anni se devi andare a lavorare fin qua, ok. Però va bene, poi va bene, cioè. Dunque, potevi fare la cameriera, potevi andare all'accogliere al mercato, vendere qualcosa, potevi fare anche la mega parties, insomma qualsiasi lavoro. No, l'assistente. Vabbè, l'assistente di uno che dalla faccia allora, sembra neanche molto gentile. Allora tu fermi dentro per il colloquio di lavoro, fin qua tutto ok. Lui ti dice di andare fuori, tu vai fuori. Poi dici che non lo deluderai, vai dentro, gli dici che non lo deluderai e lo convinci. Ragazzi, ma se avessimo saputo prima questo prima saremmo diventate miliardarie. Altro che youtuber. Cioè, ragazzi, a questo punto andiamo tutti quanti a fare l'assistente da sto tizio. Guardate come se la prende male. Ma diventeremo milionarie, raga. Cioè, ma perché abbiamo perso tempo su YouTube? Cioè, potevamo fare un milione di soldi con sto qua e invece... Che roba. Mamma mia, che roba. Ok. Ok, ti in city ti prendo al lavoro. No, vabbè, raga. Se in city hai lavoro. Se in city hai lavoro. No, vabbè, non ce la facciamo. No, in city al lavoro. Vabbè, no, dai, non commentiamo niente, dai. Ok, credo che lei voleva scrivere. Ok, se insisti, ti prendo hai il lavoro. Io comunque non se in city. Rainbow City, ecco. Comunque io devo dire una cosa. Io non commento neanche perché io, per esempio, va bene, ragazzini, che passate. Allora, comunque io non dico nulla perché io sento disgrafica, cioè lasciamo perdere come schivo, quindi lei è già santa. Comunque, cioè, ci fai un botto ridere. Grazie, boss. Grazie, bot. E l'abbraccio il tuo boss. Cosa ti ridi? Lei è 17. Ok, va bene. Ma neanche che so fargli una prova. Ma questo credo che sia il tirocinio. Ma è il tirocinio. Ma è dunque, cioè, questo è il colloquio di lavoro che è durato un minuto, ma neanche. E lui si innamora, ragazzi. Cioè, ma se ne... Allora, l'hai incontrata così in 2 minuti e in 2 minuti ti sei già innamorato. Wow, raga, queste sono le cose grandi della vita. Ovviamente sarà stata... Cosa? Ma... No, ragazzi, oh madonna misa. No, e mio figlio le piacerebbe. No, secondo te io e mio figlio le piacerebbero? Le piaceremo. Aspetta. Secondo te, ok, quindi secondo lei io e mio figlio le piaceremo? Non lo so, dipende da che tipo è tuo figlio. Cioè, non lo so. Te lo giuro, stiamo piangendo. Vabbè, andiamo avanti. Certo, ti amo. Ho incontrato un uomo su Wishly. Comprato al supermercato di cringe.
Tesoro, lui è il tuo patrigno. Cesare. E anche un... allora, questo è anche un fratello. Entra pure, Giotto. Entra pure. Ah! Il suo capo è suo fratello. No, vabbè, che storia. Che stories, va bene. Tuona. No, 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 aspetta, aspetta. Stoppiamo il video. Perché dobbiamo mettere tuona e dobbiamo mettere dentro il nostro cagnolino. Scusate ragazzi, ma giuro che visto che fuori, cioè giuro, fa a volte dei caldi pazzesco, cioè fa il caldo pazzesco, niente. Ora che tuono dobbiamo mettere dentro il cane perché altrimenti ha paura del tuono, quindi è naturale. Ma continuiamo la nostra bellissima storia. Innamorata di mio fratello. Andiamo avanti, peggio di beautiful è sta roba. Perché abbiamo scoperto che nostro fratello in realtà è il nostro capo. Giuro, cioè, tu piacerebbe conoscerti. Ma se ci siamo conosciuti. Anche a me. No? Vuoi restare a vivere qui con mio Evandere e tua madre e venire a casa mia? What? Allora, sentiamo questa frase. Vuoi restare a vivere qui con mio Evadere e tua madre? Evadere. Allora, vuoi restare qui a vivere? Allora, vuoi restare a vivere qui? Oppure vuoi evadere insieme a tua madre e venire a casa mia? Che cosa? Dunque, credo che qua voleva scrivere: vuoi restare a vivere qui con mio padre e tua madre o vuoi venire a casa mia? Che strano. Ci metto... Ci sono 20 camere. Vabbè, vieni in una villa te, vabbè. Bel effetto, ma non saprei. Beppe. Cosa è successo? Perfetto, possiamo andare via nella mia auto. Peccato che adesso tipo piove, però. Ehi, broccia. Ma che sto tizio? Vengono tizi a casa. Chi è quella tua amica? Non permetterti di toccarla. Non lo so. Questa è la tua camera. Questa è la tua camera. Stai, è molto carina. Ok. Devo parlarti. Perché? Cosa? Non lo so. Vabbè. I nostri genitori si sposeranno, Mas. Ma scusa, ma lui... Cioè, perché non ha una maglia? Non lo so. Boh, è trasparente, ma non lo so. Non possiamo stare insieme. Anche perché c'è scritto nella legge italiana che le persone non possono stare insieme. Non è assolutamente vero, però va niente. Quindi non provarci. E se ti piace? So che ti piaccio, Mas. Ti giuro... Ma perché sti due? Veramente. Perché? Vabbè. Andiamo avanti, va? Queste storie sono sempre in uno senso. Non lo so. Devi andare un po' a consolare. Ma perché devi andare a consolare? Ma perché devi andare a consolare? Non sto qua. Ma non è che l'altro. Ecco. Ecco, storie. Ecco, ti pareva. Parlando con lui. Che quel ragazzo? Ma te la scusa, amico. Ok. Non voglio che ci sia nessun altro ragazzo in casa mia, vatte, ma siamo già in due. Facciamo la combo con tre. Ok, allora vado con lui. Da nessuna parte, resti qui. Ma che cos'è un tuo accetto? Il tuo cagnolino resta qua. No, no. Ma che cos'è? Vai pure, parliamo dopo. No, questa storia non può finire così. Come così alla fine. Sei stupido. Non farai sul serio. Come il titolo lo confermava, cioè innamorata di mio fratello. Cioè tu sei tranquilla che tua figlia faccia così.
parte 2. No, ma io voglio parte 2. No, l'abbiamo trovata, innamorata di mio fratello, parte 2. Attenzione, perché qua c'è un'avvertenza. Ah, c'è un'avvertenza. Attenzione, questo video contiene scene con minore con 13 anni in su. Sì, raga, noi abbiamo più di 13 anni, quindi non vi preoccupate. Innamorata di mio fratello. Ma perché? Titoli veramente bellissimi. Eravamo rimasti che loro facevano. La madre l'ha preso molto bene. La paghe. Ma perché tua figlia la deve pagare? Ma perché la deve pagare? Ma piuttosto farla pagare a lui. Oh, lei. No. Ti prego, non dimmi che quello che fai. Chi è? Te l'ho detto senza dolore. Chi è quel ragazzo? Il tuo nuovo ragazzo. No, c'è scritto il tuo nuovo razzo. È un pesce. È un cagnolino. Ciao cagnolino. Amore, ho pensato che andare da sola al mio matrimonio accompagnato triste, quindi bello va, i genitori che si piccano nella vita dei giovani, mi piace. Ma la figlia non dice niente. Andrei a vivere a casa sua. Ma dove l'hai trovato? Su eBay? Su fidanzato dove l'ha trovato? Come? Lei viene a vivere a casa mia, Ma ok. No, veramente. Cioè. E allora? Tu Martina, sei nel tuo ragazzo? Ma te non puoi sempre dire retta a tua madre. Ma lei se ne va? Ma tipo l'ha tradito. Ma raga, non vi permetterò di stare assieme. Sei un coso. Sei una caramella. Andiamo avanti. Ma scusa, non vuoi la felicità per tua figlia? No. Cioè, no. 13 anni in su queste cose. Molto bene. E chi sei, bambini di 12 anni? Ok. Cos'è? Ora vanno. Che cos'è? Cosa camminano in mezzo alla santa? Andate, scemi. Che cosa fanno? No, bello ricco. Troverai un'altra che ti merita più di quella che ti ha detto sua sorellastra. Ma ti ha tradito. Ma che cosa? Io non capisco che cosa. Cioè lei? Che cosa? Ma scusami, ma che tocca a lui? Con queste mani sta pregando qualcosa, non lo so. Lettere incomprensibili, perché queste sono lettere incomprensibili. Sì, è incomprensibile con me, non funziona. No, sei una bella ragazza, starti il cuore. E raga, non mi piace. Va bene. Tanto al giorno d'oggi anche i bambini di 3 anni strappano le cose. Avanti, quindi non ti piacciono più? Io non ti piaccio più. Ma usano parole incomprensibili. Biscotti, ma veramente? Lui ha seriamente bisogno di una cura psichiatrica. In quale reparto lo mettiamo? Secondo voi, ragazzi, in quale reparto? Questa è la vendetta, perché non ti basta aver avuto il tradimento, tu devi vendicarti con una persona sbagliata, perché non è stata la tua sorellastra ma la tua matrigna. Vendichiamoci, ragazzi, questo è un insegnamento. Oh, quando tu ti innamori di tuo fratello devi vendicarti se ti tradisce. D'accordo, quindi ti fidanzi così a caso, questa cosa. Vabbè. Io queste persone. Ma secondo voi? E ecco. Alla fine lei ci ha fatto d'amicizia con sto qua. Ci credo. Lo fa fare shopping, tipo, non lo so. Che bello, quello che bello questo abito. Ci sarebbe bello, comunque, in versione reale. Lei sta comprando dei legali per sua madre. Scusa, tua madre t'ha fatto sto qua. E tu non ti senti un po', come dire, usata? No, non è, se ne proprio se ne frega. Perché credo che avrà preso la carta di credito di squadra. E così non si spiega. E gli fai pure legare a tua madre? Ma sei doppiamente scena, cioè. Va bene. Torniamo a casa. Per il matrimonio.
Perché? Cos'è l'aspirata delle veline? Da, lui sta in immobile in questo momento. Cosa? Ma lei... Ora che questa storia continua così. Cioè, con lei e il suo finto fidanzato che diventano migliori amici, il che è un bene forse. E il fratellazzo si deve vendicare di lei, perché è questa che ci insegna la morale. Bisogna vendicarsi, ragazzi, mai perdonare. Vendicatevi, questa è la soluzione per me. Ovviamente scherziamo. Ero innamorata di Jason, un giorno mi sarei dedicata. Ma sta storia... Io... Neanche onestamente. No, ti toglie proprio il fiato da... Andiamo a festeggiare. Oh, una cosa normale. Come? Oh, ecco. È carino come sempre. Io ho adorato questa ragazza che praticamente ha lasciato lui. Pom, perché me lo dice mia madre. Brava, neanche Romeo e Giulietta avrebbero fatto una cosa del genere, sai? Ai balli che del tipo veline. Non lo so, degli acrobati sono, ma neanche mai che cosa fanno queste cose. Ma che. La schifa. E cosa fa? O gli dà un calcio? Sono. E gli dà un bacio? Cosa fa? Non lo so. Io questa roba. Quando ti togli la bocca non li capisco mai. Ma che cosa? Ma io. A volte non vedo neanche chiedersi delle domande per le cose. Sì, è vero, non bisogna chiedersi di domande. È rimasta. Lei così è rimasta sola. E cosa fai tu? Ora posso andare in bagno. È il mio momento. È il mio momento per. Dove cavolo sta il bagno? E non lo so neanche io. Spero che non andrà nel bagno dei uomini, perché già sarà. No, ma veramente tu sei veramente. Cioè, come fai a non sembrare sospetto se ti presenti così? Cioè, veramente. Cioè, sembri una spacciatore di droga o robe simili. Sono. Ma sei. Ma cosa? No! No. Finisce così. E finisce così. Con. E chissà perché non c'è la parte. Non ci piace moltissimo. Perché, mamma mia, c'è tipo una guerra infinita. Innamorata di mio fratello. La scuola delle emozioni. Lei è mia. La mia storia. E mai, vabbè, questo è un vampiro. Un angelo e un demone. L'aspetto non descrive una persona. Tre fratelli e una sola sorella. Dimmi di andare, vado. Dimmi di restare, resto. Un killer nella scuola. Scream. Non tornare da me. Amore vietato. Una madre senza cuore. Io reagisco al mio primo video. Oh, questa è una cosa normale, credo. La mia storia di intrappolata in un film. Perché sei così? Cioè, credo noi abbiamo parlato proprio il video più, vabbè. La mia storia, la vera storia di, vabbè, sono diventata un'umana in una scuola di demoni, tutti contro di lei. Meme Gacha Life Ita, perché sei così? Il mio vampiro, l'ultimo alfa, cos'è? Alfa. Yatta schiatta in cratta, yalfa catta gnatta. Non doveva andare così, storia LGBT. Diavolo, vai in vacanza. Cosa? Sposa di un demone. Che cos'è il padre mio bullo e il mio ragazzo. Addirittura. La storia del mio ragazzo prima di conoscermi. Non scherzare con la ragazza del Halpa. Cos'è l'Halpa? Non so. Lei è mia. La scuola delle emozioni. Di nuovo innamorata di mio fratello. Parte 1. Ragazze con le telecinesi. Ma io non ti amo. Bella da morire. Grazie per avermi capita. E grazie a me per avermi fatto piangere me stessa. Ma io. Ma e raga, queste sono storie. Poche. L'ultimo demo. Inseparabili. Cioè. Cioè, ragazzi, ci sono delle storie invece sotto Clive Ward che lasciamo perdere. Ora vi faccio vedere.
Allora, ragazzi, ragazze, sì, io sono Cibiusa che vi sto parlando. E sì, fuori sta piovendo. E sabato sera io edito, non chiedetemi perché edito il sabato sera, ma lasciate perdere. Cosa è successo? Mentre stavo editando l'ultima parte del video in cui noi commentavamo le immagini di copertina, il volume del nostro video non hanno un volume chissà quanto, si è letteralmente cancellato. E quindi non ho potuto far nulla perché non posso riprendere le bozze, sono state letteralmente cancellate, non si sente l'audio. Non capisco neanche il perché questa cosa, ma è così, già per miracolo sono riuscita a recuperare dei pezzettoni, quindi perfetto. Però l'ultima parte, insomma, non siamo riuscita a recuperare. E comunque le immagini di copertina erano più o meno soltanto molto, molto strane. C'era questa immagine di copertina stranissima di questo bambino che non doveva nascondere le mestruazioni dal padre, cioè, ma, oppure il mio ragazzo mi ha tradito e mi sono trasferita ad Avatar War, o ci sono delle immagini di copertina di una ragazza, sembra dei figli, questa ragazza giovanissima in Toca Life War del marito che la tradisce in Avatar, e queste cose fanno i milioni, giuro, fanno i milioni di seduzioni, mi piace, vanno su tendenza, fanno una marea di soldi, e wow, siamo stupite di questa cosa perché YouTube sta pian piano diventando una, cioè pian piano è già diventata una vera e propria piattaforma YouTube, però questi canali proprio non so quanti soldi avranno all'anno, però, e comunque ci sarà poi una sorpresa anche per voi più in là, però questa è un'altra storia. Comunque, a parte ciò, quindi mi chiedo scusa se è successo ciò. E io sono stanca oggi perché giuro è da stasera che continuo a editare video, oggi è uscito la prima parte, e la mia parte che l'ho fatta lunedì e l'ho editata oggi, e è successo un casino perché ho dovuto anche studiare per esami e altro, e Shiromi e lei si è stata male stasera, quindi è stato un casino, raga. Quindi perdonateci di tutto ciò perché non era assolutamente, non volevamo assolutamente fraintendere nessuno, ci sono successe varie accadimenti, cioè wow. Detto ciò, vi auguro, vorrei chiedervi una buona serata, ma questo video uscirà domani pomeriggio, quindi buona serata niente, perché io, per me è sera ma per voi è pomeriggio, quindi buon pomeriggio e buona mattinata, non so quando pubblicherò questo video, ma comunque domenica sarà, perché oggi è sabato per me, quindi domenica verrà pubblicato. Ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto, anche l'altro video mi è piaciuto un botto, e niente, se volete la parte 3 di reagiamo a in caccia più assurdi di YouTube, lasciate like, commentate e iscrivetevi. Ci vediamo presto con un nuovissimo video, vi voglio bene, ciao.